È boom tra gli adolescenti per l'uso di psicofarmaci a scopo ricreativo e ansiolitico, un nuovo fenomeno di dipendenza in costante crescita che riguarderebbe moltissimi ragazzi. Sono diversi gli studi che fotografano questa realtà. L'allerta sui medicinali antidepressivi a scopo ludico arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, secondo cui a farne uso sarebbe addirittura un giovane su 10. Secondo gli psichiatri, gli psicofarmaci insieme ad un percorso terapeutico a 360 gradi sono fondamentali per curare le malattie mentali anche nei giovani e nei giovanissimi. Se questi farmaci sono invece usati con modalità non corrette, possono avere ripercussioni molto negative. I dati che ci stanno giungendo sono piuttosto allarmanti perché ci dicono di una fortissima ansia, un'ansia sociale soprattutto nel confronto con gli altri che i ragazzi sperimentano e quindi utilizzano lo psicofarmaco per stordirsi, per calmare appunto questa emozione di ansia forte che percepiscono specialmente quando sono in gruppo a contatto con gli altri. Un fenomeno, quello dell'abuso degli antidepressivi senza controllo del medico, in crescita costante tra il 15% e il 20% negli ultimi 5 anni, grazie anche alla loro facilità di reperimento in casa, in rete e tra i conoscenti. Cresce anche l'utilizzo degli psicofarmaci a scopo antiansia prima delle interrogazioni. A far uso di goccine rilassanti sarebbero tanti adolescenti che, secondo la rete degli studenti, ne farebbero uso per un diffuso disagio mentale, tra cui un sentimento di tristezza e mancata motivazione. Come possiamo aiutarli? Cercando di infondergli sicurezza, trovare in noi stessi sicurezza ed essere per loro delle figure in grado di mostrare una via e soprattutto di dare fiducia, sicurezza e un pochino di tolleranza in più verso eventuali sentimenti negativi che vanno visti come qualcosa di normale da cui non bisogna sfuggire, perché anche le emozioni difficili insegnano.